Veniamo a cose un po' più allegre. Lo spettacolo è nato da un'idea un po' particolare. Invece di fare sempre le stesse tematiche, avevamo pensato, visto l'anniversario importante della nascita di Dante, di dedicarlo all'arte. Luciotto, ci ho pensato un monte, un po' sbagliato. Allora siamo andati da Elisa Marianini, a chiedere un consiglio, ma entrati una volta nel suo atelier ci siamo innamorati di lei, di come parla, delle sue opere e abbiamo detto: Giotto sì, ma prendiamo un artista vostro contemporaneo sul quale ci si può anche confrontare. E abbiamo scelto una tela sua che mostrava Icaro e da lì noi abbiamo creato tre storie, come avete visto, e ora chiamo sul palco Elisa che ci spiega un attimino la sua opera. Al termine di questa serata si apre la mostra di Elisa che si intitola Ora solo stelle come lo spettacolo e vi prego di andare a visitarla perché se no mi si dà il buffet. Questo è un patto con Elisa. Ti faccio. Scherzo, ovviamente. No. Anzi, io ringrazio tutti voi, ringrazio appunto l'associazione Lo Scrittoio che mi ha dato questa opportunità, veramente sono lusingata perché vederle arrivare nel mio studio, chiedermi un parere appunto su Giotto, sull'argomento da affrontare e poi sentirsi dire ma effettivamente ci piacciono i tuoi lavori, le tue cose, tra l'altro io ho detto faccio 50 anni, sono di Bicchio, quindi è un cinquantesimo e festa anche per me. Allora calzava a pennello e mostrando diverse opere che io avevo fatto, loro sono rimaste subito affascinate, diciamo, da questa opera qui. Se volete io ve la illustro e vi dico come è nato questo mio lavoro. La mostra è una piccola mostra perché sono solo quattro pezzi, quattro opere che però io ho lavorato nel corso di anni, non sono opere create diciamo velocemente, sono opere che ho meditato e anche questo dipinto qui ho voluto dedicarlo alla vita, al viaggio che ogni uomo compie. Come potete vedere la tecnica che ho usato è una tecnica particolare, io sperimento molto, ho usato l'encausto, la malta cementizia per creare questi effetti di rilievo e ho preparato i colori personalmente con pigmenti naturali e colori anche metallici che mi creassero effetti iridescenti. Ma veniamo appunto al contenuto, al soggetto del dipinto. Mi è venuta in mente la figura di Icaro. Icaro che nel mito, diciamo, deve uscire, la leggenda racconta che Icaro deve uscire dal labirinto e il padre Dedalo fabbrica appunto delle ali di cera e dice a Icaro di non salire troppo in alto perché il sole avrebbe sciolto la cera e neppure troppo in basso perché l'acqua avrebbe inzuppato e bagnato le sue piume. E allora questo per me ha significato come porre dei limiti, no, all'uomo, l'uomo non andare né troppo in alto né troppo in basso. Io ho immaginato invece che Icaro, se uno crede in se stesso, secondo me può farcela. E allora ho immaginato di mettere uno sfondo con la tecnica del dripping, vale a dire sgocciolature sulla tela, e ho creato questo labirinto. Lo sfondo è il labirinto della nostra vita, le nostre vicende, la nostra storia. Tutti abbiamo alti e bassi, e spesso è difficile trovare la via d'uscita, no? E io ho immaginato però appunto Icaro che si trasforma quasi in un angelo e tenta questo volo, e nel mio dipinto supera il sole. Tra l'altro mi è dispiaciuto perché nella loro idea era quella, come ho mostrato io, che il quadro si può capovolgere. Inizialmente avevano provato anche durante le prove a capovolgerlo, poi a causa del vento non l'hanno potuto fare, ma il senso era proprio quello, che se voi girate il quadro, Icaro precipita. Se lo girate nella posizione come io l'ho pensato, invece si eleva verso il sole alto. E il sole che cos'è? Il sole raffigurano le ambizioni di ognuno, conoscere il mondo sconosciuto, avvicinarci a una meta, a un qualcosa che ognuno si prefigge. Sicuramente questa salita verso il sole non è indolore perché si perdono delle piume, no? Come Icaro le sta perdendo. Io ho immaginato Icaro costruito di terra, grezza, impastato però di polvere di stelle. E ho usato due colori, l'hanno usato spesso e hanno rammentato i colori complementari, no? Sono il giallo del sole, che è il colore dell'energia. E contrapposto al viola, invece, che è il colore dell'uomo
Icaro che sfida il viola, non so se lo sapete, ma è formato dal rosso, che è il colore della passione, della forza, unito al blu, che è il colore della quiete, della malinconia, della rilassatezza. E questo sono i due opposti che convivono nell'uomo, le due nature, come le troviamo nel braccio della croce. Le avversità, l'uomo, vedete, disegna quasi una croce volando, bravissimi anche ballerini che hanno ricreato con le loro danze proprio il volo di Icaro. I due bracci della croce invitano l'uomo a riflettere, il braccio orizzontale invita a vivere le cose terrene e materiali, ma il braccio verticale invita a guardare verso l'alto, a spiccare questo volo verso l'alto e aspirare a qualcosa di superiore, a vincere il sole. E per ultimo vi dico solo questo, le mie opere, poi le altre non ve le spiego, potete visitare la mostra con calma, prendere, ho lasciato dei volantini dove ho spiegato i significati, loro sono stati colpiti anche dagli anagrammi che io celo spesso nelle mie opere, perché tutte le opere hanno un titolo che poi anagrammandolo ne viene fuori un altro. E infatti il tema, diciamo, della serata, avete sentito alla fine, ora solo stelle, perché tutti questi quattro dipinti sono legati dal tema delle stelle. Allora, questo dipinto, infatti, se voi pensate, quando uno ha capito che la vita è un equilibrio, una ricerca di queste due opposte nature, il materiale e lo spirituale, che convivono nell'uomo, uno può partir deciso verso il sole alto. Questo è un titolo, partir deciso verso il sole alto. E se voi fate l'anagramma di partir deciso verso il sole alto, viene percorsi di vita, ora solo stelle, perché uno ha capito la via da seguire. Grazie, scusatemi se mi sono dilungata troppo. No, ci incanti sempre quando parli, almeno a me fa questo effetto. Un'altra cosa importante, e chiamo sul palco Viola. E Viola ha composto le musiche originali della serata, il tema principe è composto da lei. Brava. Non la faccio parlare perché sennò mi spara, però per noi è un fiore all'occhiello Viola. Caterina, ovviamente la chiamo ora, se vuol salire, non la vedo perché non so come facciano gli attori a recitare, che non siete niente. Eccola. Caterina con l'erede. Caterina e Claudia sono con noi da ormai 11 anni e ci regalano sempre queste belle coreografie. Ora veniamo ai ringraziamenti ufficiali. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Cristina Becchi, che ci sostiene sempre. Un grazie speciale va anche a Grazia Capellini, che se non ci fosse lei io non so il comune cosa farebbe, detto proprio di cuore, perché è gentilissima. Questo spettacolo fa parte della seconda rassegna teatrale Artisti sotto le stesse stelle, organizzata da noi e dall'associazione e dalla compagnia teatrale La Caldana, e vi aspettiamo tutti il 13 luglio all'Arena Don Bosco per un'altra commedia, quella brillante, noi siamo un pochino più tristi, però quella è brillante, una compagnia di Firenze, mi sembra sentire che sia I Gatti Lunatici e L'Ultimo Tango con Piobbi.